Scusate l'emozione, ma ho a fianco uno dei guru del vino in Italia e nel mondo, è responsabile per l'Italia di International Wine Cellar, Jan Dagata. Grazie Federica, ti ringrazio tanto, per me è un piacere essere intervistato da voi. So che avete iniziato questa bella attività da circa 3 mesi, quindi vi faccio i miei auguri migliori di cuore. Siamo tutti contenti, noi che lavoriamo nel mondo del vino e del cibo, quando ci sono delle belle iniziative e attività come la vostra, e posso solo augurarvi la miglior fortuna possibile. Io mi trovo adesso a Gusto Cortina, Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti, e devo dire è un posto bellissimo. È molto bella anche la manifestazione, ormai è la seconda edizione, è la prima nella quale io sono coinvolto ed è una manifestazione bella perché nasce bene. L'organizzatrice Maria Pia Montanari ha fatto un lavoro fantastico, perché quando mi ha chiamato aveva delle aziende già bellissime, qui avevamo Planeta, Allegrini, e Monte Rossa, Ferrari, Bisol, queste grandi nomi, ma abbiamo anche delle piccole aziende tipo Buranco e Gianfranco Fino, veramente Marroneto, veramente famosissime e emergenti. Quindi io ho visto questi nomi, mi sono detto: a me questa è una manifestazione che può solo crescere. Roma non è stata costruita in un giorno e nemmeno una manifestazione di vini, ma io penso che Gusto Cortina potrebbe crescere, e in quest'ottica mi hanno chiamato e io collaboro con Steven Tanzer International Wine Cellar, come dicevi giustamente tu, che è il mio lavoro principale e per il quale sono contento e onoratissimo di lavorare, però seguo anche l'Italia e la Francia e, per Decanter, una rivista inglese, e soprattutto sono in redazione alle Figaro, dove mi lasciano curare una rubrica ai vini francesi. Allora, come nasce il mio arrivo a Gusto Cortina? Nasce perché la signora Montanari dice: perché non rendiamo Gusto Cortina più internazionale e portiamo appunto anche Le Figaro qui. E allora ho avuto il piacere di invitare, se vogliamo, il mio capo, anche un amico, Thibaut Nguyen, che è il direttore di Figaro Vin, e insieme abbiamo preso parte a una conferenza stampa sabato, abbiamo guidato una bellissima degustazione di grandi vini di Chateau Brenner Ducru, che è una verticale di questo Saint-Julien, un Bordeaux molto importante, su 8 annate, indietro al 1990, e abbiamo avuto modo di far conoscere a Thibaut tante aziende italiane di qualità, con l'idea di continuare questa collaborazione anche in futuro, non solo qui a Gusto Cortina ma anche in Francia, portando delle aziende italiane di qualità a Parigi. Oggi abbiamo fatto altre degustazioni, abbiamo potuto assaggiare tanti ottimi vini ai banchi d'assaggio, ma abbiamo fatto anche la verticale proprio per mantenere il rapporto, il legame Italia-Francia. Abbiamo fatto la verticale di vini italiani, abbiamo scelto di fare una verticale di Brunello di Montalcino dell'azienda Il Marroneto, la più grande degustazione mai fatta di questo vino, indietro al 1980, più di 15 annate, un vino meraviglioso, altrettanto buono che il Brenner Ducru di ieri. È stato quindi un momento di grande gioia e in quale abbiamo potuto apprezzare la grandezza dei nostri vini italiani. Io ti ringrazio e speriamo di vederci l'anno prossimo sempre qui a Gusto Cortina, se non prima da qualche altra parte. Ma assolutamente sì, vi ringrazio e spero davvero di vedervi qui l'anno prossimo a Gusto Cortina e vediamo di fare qualcosa insieme.